Grazie Presidente. Volevo intervenire innanzitutto rispetto a quello che è successo in quinta commissione, anche in qualità di vicepresidente. E sinceramente penso che molte fasi siano state fatte e non è giusto dire che la quinta commissione non ha fatto niente. Ci siamo riuniti giorno, sere, abbiamo lavorato tutti nei rispettivi gruppi anche le notti. E c'è stato un lavoro preparatorio che nessuno può negare dei colleghi, né di maggioranza né di minoranza. Questo lo dico per riprendere quanto già detto un'altra volta, che non funziona dire, cioè screditare l'intera categoria, l'intera commissione, non ha senso. Si è verificata una situazione anomala, è vero, avremmo voluto evitarla, certamente, avremmo di gran lunga preferito poter svolgere i lavori come quasi sempre è avvenuto, perché insomma di intoppi non come questo, ma ce ne sono stati tanti, ci sono state tante fiducie, insomma nessuno di noi è nato ieri, il più giovane qua dentro ha 40 anni, quindi non scandalizziamoci. Però questo lavoro è stato fatto e soprattutto ci tengo a dirlo, perché fa parte anche questo del grande lavoro che, se vogliamo, è molto più faticoso poi di quello vero e proprio della Commissione, è stata l'interlocuzione con tutte le forze politiche presenti nella Commissione, con alla presenza dei viceministri Castelli, ma soprattutto del viceministro Garavaglia, che è stato e ha dimostrato, come sempre, un'incredibile disponibilità, non solo una grandissima competenza. Tant'è che non manca la volta che qualcuno non gli faccia, della minoranza, non della maggioranza, gli faccia i complimenti proprio per la schiettezza, la chiarezza, la competenza con la quale interviene. Quindi detto questo per tutte le persone che, sentendo qualche collega che dice non abbiamo fatto niente, ci crede. E no signori, cioè siamo qua da settimane, ripeto, giorno e notte, e fa parte del nostro lavoro, non stiamo a fare gli eroi, fa parte del nostro lavoro quando affrontiamo certi tipi di provvedimenti. C'è stata una discussione generale, tranquilli, c'è stata una fase di illustrazione degli emendamenti che si era organizzata per argomenti ed si è conclusa prima, durante la quale il governo è stato a ascoltare e ha preso nota di tutto quello che noi dicevamo. Quindi queste fasi ci sono state. Avremmo potuto tranquillamente iniziare a votare, come era stato anche preso in considerazione, tutte le cose che sapevamo essere marginali e che sarebbero state sfoltite, diciamo così. Ci eravamo detti tra tutti, sappiamo che la tempistica è molto stretta, perché lo sapevamo prima, certamente si è partiti in ritardo, quindi vediamo di contenere gli emendamenti. Ebbene, quasi 3.500, va bene, da parte di tutti, da parte di tutti. Allora abbiamo detto, lavoriamo poi meglio sui temi più importanti, dove tra l'altro siamo riusciti a trovare anche dei modi di interlocuzione, di costruzione di alcune cose. Per cui non l'abbiamo voluto fare, perché le minoranze, con il loro diritto, hanno detto ma no, aspettiamo, cosa votiamo una cosa piuttosto che l'altra. Iniziamo a fare l'analisi ammissibilità e inammissibilità, sono stati richiesti tanti ripescaggi, tante revisioni dell'inammissibilità, per cui, e questo è stato il lavoro dell'ultimo giorno e mezzo. C'era l'ipotesi che si finisse così, purtroppo sì per la tempistica, però appunto, ripeto, io mi rifiuto di far credere a chi ci ascolta e che rimanga verbale che una voce che non dica quello che è successo. E ripeto, in questo momento non sono né di una parte né dell'altra, sono a difesa della Commissione. Poi, purtroppo, siamo arrivati a questo punto. Avremmo preferito avere risposta ben prima, riuscire a fare una discussione completa, riuscire a migliorare. Non è possibile. Io penso che sia più importante evitare l'esercizio provvisorio.
Concluda, in assoluto in questo momento. Quindi così si farà. Io spero che questa cosa non accada più, sinceramente, però non permetto che si taccia il lavoro di pregio che è stato comunque fatto e che spero di ritrovare all'interno della manovra, con anche istanze importanti e intelligenti che sono state proposte non solo da maggioranza ma anche dalla minoranza. Grazie. Grazie, senatrice.